E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Jigrin in questo nuovissimo episodio su Man of Medan. Anche la volta scorsa, ragazzi, vi avevo lanciato la sfida di raggiungere i like. Incredibile, ma vero, ce l'abbiamo fatta di nuovo, per cui grazie veramente di cuore a tutti. Quest'oggi non vi sfido a raggiungerne 100, ragazzi, ma vediamo se riusciamo a superare almeno gli 80 like. Benissimo, la volta scorsa non è successo chissà che cosa, ma mi avete detto che appunto da questa volta in avanti sicuramente le cose si sarebbero fatte più interessanti. Mi avete anche suggerito di cercare di ricordare quello che vedo nelle premonizioni, perché sono cose che mi potrebbero sicuramente servire nel corso del gioco per far sì che i nostri personaggi sopravvivano. Io, ragazzi, non vi assicuro che riuscirò a ricordarmi, diciamo, tutte le cose che vedo nelle premonizioni, perché la mia memoria purtroppo fa un po' schifo. Per cui sono curiosissima, non perdiamo più tempo e andiamo a giocare. Vediamo quali altri dialoghi terribili terrificanti ci aspettano. Eravamo tornati su dall'immersione abbastanza illegale. Ci stavamo preparando per Allora, un eravamo barbecue. sfuggiti a morte certa da neanche 10 secondi? Beh, certa, è tutto relativo. E questo imbranato? Imbranato? Questo imbranato tira fuori un anello da non so dove. Già, dove lo tenevi nascosto? Una signora non lo dice. E ovviamente questa signora ha apprezzato. Bel colpo, hermano. Conrad non doveva portarci altre birre dopo aver aiutato Fliss. Magari ha pensato, queste le bevo io, e si è ubriacato. E da ubriaco ha dimenticato di portarle qui e ha preferito andare avanti a scolarle da solo. Stai descrivendo il fenomeno come se l'avessi già vissuto. Sì, è oggetto di studi da Vado a anni. cercarlo. Oh, abbiamo trovato una pallottola sull'aereo. Ah. L'ho lasciata sotto coperta, se vuoi vederla. Perfetto. Allora, come ci si sente a essere la futura signora Smith? Ah, suona piuttosto bene, dai. Onestamente, non ci avevo mai pensato, ma ora che me lo chiedi, suona piuttosto bene. Allora, dovremmo organizzare il matrimonio, prima o Beh, sì. poi. Organizziamoli insieme, dai, cioè perché devo fare la Adesso snobbona? parliamo la stessa lingua. Ho preso lezioni. Non vedo l'ora di pianificare tutto insieme. Avevo paura che dicessi no. Ah. No, non sapevo come rispondere. Che vuol dire certo? No, rassicurazione. Ma certo che avrei detto sì, brutto scemo. Ne sono felice. Non appena hai detto sì, ho visto il nostro futuro dispiegarsi davanti a noi. Ok, ti amo. Ti amo, Alex. Dove sono tutti? Abbiamo l'obbligo di festeggiare come si deve. Vado a vedere. Tu Sì, rilassati. sono tutti spariti, siamo Hai su una visto mio barca, non è fratello? che... O Fliss? Ah, no, mi ero distratto. Ah. Cerchiamoli. Certo. Ma... Quindi, qual è... Dove avviene la magia? Di che stiamo parlando? Eh? Di che parliamo? Chiedo scusa per mio fratello. A nome della mia famiglia, ti vorrei chiedere scusa per quel liceale arrapato di mio fratello. Tranquilla, so badare ai bambini. Conrad, le birre, dove sono? Oh, già, le birre. Stavo andando a prenderle. E che sei stato a fare fino ad ora? Cioè, boh, vabbè. Se la sarà presa, sinceramente non mi interessa, ragazzi. Questo sarà un figlio di papà, abituato a ottenere tutto ciò che vuole. Ok, ora che ci siamo tutti, diamo un'occhiata al taccuino del navigatore. Magari capiamo cosa Ok. ci facesse qui l'aereo. Dove l'hai messo? Nella tua valigia. Ok, lo prendo. Ehi. Va bene, andiamo a prendere il taccuino del navigatore. Prima Allora, vediamo cos'è come ci si sente dopo la questo. proposta? Che Sollevato, cos'è? parecchio. Ah, la Stavo nostra pensando da troppo. microcamera, molto interessante. Non possiamo farci nient'altro. Ah, ok. Durante l'immersione? Wow, Volevo dai. fosse indimenticabile. Ok, ci Così sono le tanto. foto di Devo tutte darti le un cose che ordine. abbiamo Sono visto. stati matrimonio sul portale Che cos'è dell'oceano, che stavo insomma. uscendo scritto? Cavolo. Vabbè, non ho visto, ho saltato. Non ti facevo da matrimonio. Interessante. Sono fiero di te. Davvero Ce tutto l'avrei molto fatta senza di te. interessante. Fratello. No, Va tu nel bene. senso. Hai detto seguire Abbiamo l'ordine. fatto un Uno, non solo giretto un sul giro. nostro album. Secondo, parlavo Direi di che può medicina. bastare. Comunque, Andiamo sotto fratelli alla coperta, riscossa. vediamo.
Che cos'altro abbiamo a disposizione? Tac. E dai, continuiamo sempre a toccare. Lasciamolo acceso così com'è. Non tocchiamo cose che non conosciamo. Sì. Sembra un po' troppo rischioso. Niente. Perfetto. Rilassati, allora prego. Andrò sotto, ragazzi. Qui che c'è? Sul tavolo? Ah, il proiettile che abbiamo trovato. Benissimo. Eccolo qua. Un po' arrugginito, ma vabbè. Ehi, ma il barbecue ci aspetta. Il sto andando, mizzica. Oh no, mi sono distratta, aspetta. Madonna mia, che pressione. Ci stavo andando, datemi un attimo, no? Preso. Dovevi venire su per forza tu. Vabbè, ok. Vieni qui, streghetta. Calma, tigre. Ci aspettano. Ok. Eccolo. Da 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 da. Che cosa dirà mai questo taccuino? Lui, per l'amore del cielo. Non si tira mai indietro. Ehi, gente, guardate. Non c'è bisogno di gridare. Oro della Manciuria. Andiamo a caccia di tesori sommersi? Che dici, capitano? Coordinate? Sì, sono coordinate. La destinazione dell'aereo? Ci potremmo arrivare entro domani. Bastano un paio d'ore se il tempo è clemente. Oh, okay. Wow, trovato altro? Quell'aereo è stato abbattuto perché era crivellato di fori di proiettile. Ne ho anche trovato uno nella fusoliera. Oh. Scialuppe di salvataggio ovunque. L'avranno abbattuto prima che riuscisse a consegnarle. Ne mancava giusto una. Incoscienti, tutti quanti. Come, scusa? Vi avevo detto di non toccare niente lì sotto. Ti prego, non ricominciare con questa storia. Non sto parlando delle leggi. No, ehi, sono stati rispettosi. Avete fatto di testa vostra. Qualsiasi cosa abbiate preso è già troppo. Oh. Ok, forse. Giusto. Dovevamo essere più cauti. Non è da me, spiace. Perché questa aggressione? Ok, forse. Non ti conosco. Dicevo che quel relitto andava lasciato in pace. Porta sfortuna. Ma voi rovistate in giro convinti che non ci siano conseguenze. Ogni oggetto contiene un'essenza vitale. È come invitare in superficie un fantasma. Ci risiamo. Addirittura. Ci avevo pensato. Pensare non è mai stato il tuo forte. Forse non ho mai sentito belle storie di fantasmi. Non sono storie di fantasmi. Non c'è niente da ridere. Della gente annegata qui e il loro riposo va rispettato. Giusto, Brad. Ok, ok. Hai una storia di fantasmi? Sì, ho sentito una storia. È successo da queste parti. Sentiamo. Un po' di brivido non fa male. Ma certo. Non lo so, sinceramente. Non lo so, Brad non farebbe paura a nessuno, capite? Beh, non contarci troppo. È una storia piuttosto raccapricciante. Bene. Dai, facci tremare. Ok, D'accordo. È una storia vera, accaduta qui vicino, in un vecchio faro. Scenario classico. Aspetta, una storia vera? Da dove viene? Se proprio ci tieni, l'ho estratta dalle pagine ingiallite dell'antica e disturbante rivista di bordo che ho sfogliato venendo qui. Il faro si staglia su un piccolo atollo, isolato dal resto del mondo. La sua luce solitaria è la speranza dei marinai. Il guardiano sente il suono impetuoso della risacca. In una mattina di nebbia vede una donna, ricoperta di sangue, che barcolla sulla spiaggia. Si affretta a soccorrerla e lei gli cade fra le braccia piangendo. Dopo averla condotta al faro, le chiede da dove venga. Non perde tempo. Bella mossa. La donna risponde. Vivo qui, nel faro. I miei genitori sono al piano di sopra. Sorpresa. Ovviamente il guardiano le spiega che si sbaglia. Lui vive lì da anni in solitudine. Ma lei grida e ripete che i suoi genitori sono di sopra. Allora salgono all'ultimo piano del faro e lì, a terra, ci sono un uomo e una donna brutalmente uccisi con un'accetta. Sempre un'accetta? Ma dico io, qualcuno le usa ancora. Ok, va bene. Allora, era un gancio da macellaio. Massacrati con un gancio, poi appesi al soffitto. Ma che stai a dire? Hai cambiato l'arma del delitto, scusa. Un momento, hai cambiato l'arma del delitto? Ma non era una storia vera. C'era sangue ovunque. Una mattanza. Chissà cosa avevano usato. Ok, ma chi era stato? Allora, la donna, in preda all'isteria, dice: è stato mio marito, che è ancora lì, dentro, l'armadio. Ah, il marito, eh?
È un avvertimento per le future mogli? Niente ripensamenti. È troppo tardi. Allora il guardiano del faro si avvicina all'armadio. Lo apre lentamente e... attenzione. C'è un uomo lì dentro. Ma è stato sventrato con un gancio da macellaio. Terrorizzato, si avvicina al cadavere per osservarne il viso al buio. Vicino. Più vicino. E riconosce il suo stesso volto. E allora urla con gli occhi fuori dalle orbite. Porca zozza! Che schifo. Ma va a cagare. Pone di scena. Fico! Bella storia, Ciccio. Sì, bellissima. Non faceva paura, cioè non è una storia vera. No, andiamo. Se l'ho inventata paura. Di sana pianta. Buon gusto nel cattivo gusto. Ok, vi siete divertiti abbastanza. È ora di andare a letto, sta arrivando il maltempo. No. Stando al regolamento ufficiale di navigazione, abbiamo diritto a un'ultima birra prima di andare. Che regolamento sarebbe? È il protocollo istituzionale standardizzato di controllo, comma 10 e 99. Ah, e dove l'hai letto? Ma su internet. Hai trovato un sito che ti autorizza a bere birra in ogni circostanza? Seguo gli ordini, signora. Mi piace questo sito. 10-4, amico. Oddio, ragazzi, certe volte comunque veramente i dialoghi rasentano proprio... cioè la pena più totale, cioè vedete, che sono sti discorsi così stupidi? Ah, il maltempo, Bene, fantastico stare nel mare in burrasca, che meraviglia. Non vedevo l'ora. Accidenti. Ok, questi... Go! Oh merda. Oddio. Ma che vogliono questi ora? Chi sono? Vabbè. Ciao, ma che cavolo? Ma che vogliono questi? Cioè, raga, sono saliti. Ci hanno tranquillamente presi in ostaggio. Che meraviglia. Oddio, è quel tipo. È il tipo che era sull'altra barca. Ma che vogliono qua? Io direi di toglierlo a lei. Di toglierlo a lei, sì. Perché comunque è il capitano della barca, magari sa come comportarsi, forse un po' di più, non lo so, vabbè. Bene, lui, guarda, ci sarà utilissimo, sicuramente, accidenti. Togliamo il bavaglio pure a lui, che non si sa mai a questo punto. E tac, scusa amico, scusa. Fate piano, per carità, ci manca solo che ci sentono. Ok. Ecco fatto. Giulia, tutto ok? Sì, credo di sì. Zitto. Ragazzi! Ehi! Merda, lasciami! Perché? Vabbè. Torsionista, incredibile. Notizia buona e una cattiva. Sì. Una cattiva.
Come può andare peggio di così? La cattiva è che forse sono i pescatori che ho fatto incazzare prima. Direi di sì, caro. Cazzo, Conrad. Beh, è fantastico. E quella buona? Che li riconosco. Ed è una buona notizia. Come l'avreste chiesta prima? Sei davvero un idiota, merda. Che stupido. Alex, che vogliono farci? Che vuoi che ne sappia io? Voglio uscire da qui. Siamo nella merda. Slega, direi. Ragazzi, dobbiamo liberarci e subito. Forse avrei dovuto indagare prima. Oddio, non lo so, non lo so. Fanculo, così non va. Forza. Scusa, lei ha le mani davanti. Oh, 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 oh. Oddio, Gesù. Oh, piano, 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 piano. Stronzo. Piano. Con te farò i conti più tardi. Ma che volete? Conrad! Nessuno sa che sei qui, signorina. Siamo soli soletti. Sfruttiamo questa occasione. Vai a farti fottere, brutto pezzo di merda. Sentitelo, signorina. Stai zitto te, per favore, che non peggiori la situazione, brutto cretino. Cosa volete? Che diavolo volete? Oddio. Ehi, calma. Calma. Che cavolo. No, no, non dire nulla, no, no. Penseremo a lui più tardi. Ok. Già abbiamo fatto troppo gli sbruffoni. Lui perlomeno ha fatto troppo lo sbruffone. Sto scemo. Cerca di fare il bravo, Ometto. Ometto? Non dire nulla, va. Questo lo dobbiamo far sta solo zitto, ragazzi. Solo zitto. Oddio, stanno arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Yuhu. Sta arrivando. Stanno tornando. Fate finta di essere legati, per carità. Per carità. Salve. Ce lo riportano tutto intero, ma un po' massacrato. Grazie. Oddio, Conrad. Così impara a fare lo scemo. Ancora? No, aspetta, no! Alex! Fermo, lasciala andare! Oddio, 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 oddio! Bastardi! Ehi! Hey. Idiota! Chiudi quella bocca! Non credo le faranno male. Non hanno toccato Fliss. E allora che cazzaro la vogliono, scusami? Spero che Fliss abbia fatto amicizia con quelli. In che senso amicizia? Hai visto mio fratello? Effettivamente no, spero che stia bene. No, non l'ho visto. Spero sia al sicuro. Ok. Girati. Nascondi le mani. Quando riportano Giulia, forse li cogliamo di sorpresa. Ok, arrivano. Lo vedo un po' difficile con me. Perché continuano a passare avanti e indietro? Avanti e indietro. Ma culo! Che? Ehi, ehi, come stai? Che ti hanno fatto? Sto bene, non mi hanno toccata. Hanno chiesto dei nostri genitori. Cosa? Quanto denaro hanno? Ecco qua. Alex, mi dispiace. Cosa? Che c'è? Hanno preso l'anello. Giulia. È tutto ok, tutto ok. Però lui quanta premura. Ehi, come stai? Va tutto bene? Cioè andare lì, abbracciarla, non lo so, un po' più di umanità? No.
Vabbè. Dobbiamo solo aspettare per sapere che faranno di noi. Sono arrivati in barca, potremmo prenderlo. Già, è un motoscafo. Il loro capo, beh, ha una pistola. Uno potrebbe prendere la barca e cercare aiuto. Posso salire su quella barca? Se riuscite a distrarli, salgo io sulla barca. Sarò lontano prima che il tipo con la pistola se ne accorga. 7 secondi. Posso uscire dal finestrino, ma vanno spaccati questi. Troppo rumore, ci sentiranno. Attenderemo che il tuono ci copra. Ah, buona idea. Mi calerò dal finestrino sulla barca. Voi provate a distrarli. Conrad, ok, concentrati e vai alla barca. A me non sembra proprio una grandissima idea, però se non c'è altra soluzione, che vogliamo fare? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cazzo. Che vi prende, ragazzi? Oh, oh, oh! Ecco. Conrad, ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato. Porca vacca miseria. Oh, vabbè. Ah, ok. Ok. Cerchiamo di mantenere la calma, per carità. Vai a quel paese. Ma lei sembra... Scappa. Ecco. Io ho abbastanza. Scendete dalla mia barca adesso. Fuori dalla mia cazzo di nave. Ma perché? Oh, sta ancora là sto scemo. Dai, amico, dai. Carità. Forza. Oh, Dio santo. Cazzo. Miseria. Che varrà pure. Non lo raggiungeremo mai. Ok, quindi lui sì, le chiappe se le è salvate, Jerry, ma... Usala se necessario. Ma gli altri? Seduti. Laggiù. Tu, vieni qui. Seduto. Avanti. Ma dov'è Brad? Arrêtez, bande de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson! Vieni! Allora, chi vuole raccontarmi la storia di questo... Orro della Manciuria. Ok, quindi ci stiamo dirigendo proprio lì. Benissimo. Che cavolata nera. Io non farei gesti avventati, così voi. Connie se la caverà. Voti! Tutti quanti voti! Non dire nulla, va. Meglio non provocarli troppo. Sapete che voglio sentire? Niente. Ecco, muti. Fu tutto silenzio di tomba. Sì, abbiamo capito, intesi. Amico, sì. Amico, invece noi parliamo.
e continueremo a parlare e lo faremo ancora e ancora. Sai cosa? Abituati. Zitta! Ho detto. L'ordine è chiudere la bocca. Si chiude la bocca. Oh merda! Ah, cazzarola, minchia, non ero pronta. Scusa, Fliss, scusa. Seduti, tutti! Che sì, per la miseria, sì! Tu, vieni con me. Piano. Scopri quanto durerà la tempesta. E non fregarmi, in qualsiasi modo, o prenderlo. Duke of Milan, chiedo previsioni meteo. Passo. Duke, ti riceviamo. Tutto bene? Passo. Quanto è forte la tempesta? Sì, volevo avere qualche aggiornamento sulla tempesta. Si balla parecchio qui fuori. Passo. Forte tempesta da est. Vi centrerà in pieno, ma dovrebbe superarvi presto, entro un'ora. Mi sento agitata, Duke. Facci sapere se vi serve aiuto. Non è da te perdere la calma per una burrasca. Sapessi, amico, sapessi. Non dire nulla. Cioè, ragazzi... Sono prudente. Cioè, non voglio rischiare, capite? Perché... Cioè, c'hanno loro il coltello dalla parte del manico, perlomeno adesso, quindi... Meglio non essere avventati. Oh Gesù, Giuseppe, pure Maria. Madonna mia. Minchia, che ansia. Madonna, che onde. Ve ne rendete conto o no? Devo ringraziarti. Si sa nulla di Brad. Si sta nascondendo. Non so dove sta. Ma che cazzo grida? Potrebbe annegare. Non possiamo lasciarlo laggiù. Potrebbe annegare. Dobbiamo tirarlo fuori da lì. Non è al sicuro. Brad, dai! Esci! Ma... Forza! Ancora tutti vivi? Sì, amico, sarebbe potuto andare diversamente. Ah, sì, già? Solo questo ha da dirmi. A quanto pare qualcuno è sano e salvo. Una scelta audace che ha ripagato, questa volta. Per fortuna. Ma ciò rischia di rendere il resto del gruppo più vulnerabile? Non lo so. Immagino che lo scopriremo presto. Eh sì. Il mio animo da creatura gentile mi porta a elargire consigli su ciò, certo, che accadrà in futuro.
Procedo? Sì, sì. Il destino è un mistero. In solitaria, ammirevole, ma anche a rischio di errore. Lo sapremo presto. Sì. Comunque, ora che la situazione ha raggiunto un buon livello di angoscia, immagino che sarà meglio tornare al nostro racconto, senza dimenticare che non tutto è sempre totalmente ciò che sembra. O forse non avrei dovuto dirlo. Non dovevo dirlo, non dovevo dirlo. Ok, allora pure sta cosa, sta aspetto si sta facendo interessante. Non è che il tipo magari poi nel corso, che ne so, del passare del tempo e della storia, che ne so, poi si trasforma in qualcos'altro. Boh, staremo a vedere ragazzi. Oggi sicuramente la situazione è stata più concitata. A quanto pare c'erano comunque situazioni in cui qualcuno del personaggio avrebbe potuto morire. Fortunatamente ragazzi, istintivamente me la sono cavata. Per una volta almeno abbiamo raggiunto la nave incriminata ragazzi, la nave in questione, e io non vedo l'ora di vedere cosa succederà una volta che ci saliranno su, perché chissà se i gas tossici insomma funzionano ancora, tra virgolette. Vedremo ragazzi la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, lo pedoscio a tutti ragazzi, ciao.